Buonasera, bentornati. Dunque, l'argomento del programma numero 2 delle contaminazioni è musica ispirata o evocata o insomma collegata con la natura. E devo dire che questo è il collegamento più naturale, se posso dirlo così, più normale. Credo che anche, probabilmente, se parliamo un attimo di un aspetto piuttosto enigmatico della musica, quello dell'origine della musica, come nasce la musica, perché c'è la musica, che questo non è, non faccio etnomusicologia o antropologia, non lo so, ma uno degli argomenti, uno certamente anche abbastanza ragionevole, è che l'uomo primitivo cercava di imitare suoni della natura, innanzitutto per placare forze terrificanti, per esempio i tuoni, aveva paura, come dice Vico, che diceva che il linguaggio umano viene dall'imitazione del tuono, anche forse la musica in un certo senso, perché il tuono faceva paura, allora si creavano i primi tamburi per fare gli effetti tipo sono i tuoni per placare il dio del tuono, insomma, o così sia, eccetera, eccetera. E quindi credo che forse non è l'unico ponte dell'origine della musica, però è certamente un aspetto. E credo anche che un certo legame con i suoni della natura ci sia sempre stato, comunque, in tutta la storia della musica e in tutte le musiche, in tutte le tradizioni, c'è un certo aspetto. Quasi inevitabile e anche normale che sono proprio gli aspetti della natura che fanno rumore che sono quelli che hanno ispirato più automaticamente diciamo i musicisti, a parte i tuoni, il vento, il canto degli uccelli, credo forse più di tutti il suono dell'acqua, credo che c'è qualcosa nel suono dell'acqua, che sia il ruscello di montagna, sorgente o anche il mare, che ha sempre affascinato l'uomo, che ha sempre affascinato, anche meravigliato, anche qualche volta impaurito l'umanità, e quindi anche questo. Poi altre cose ancora che forse sono meno evidenti, che però anche hanno ispirato moltissimo compositori e musiche di tutte le generazioni. E quello che mi interessa in particolare è proprio questo programma, E in parte vedere come i compositori hanno imitato, evocato, espresso la natura attraverso la musica, ma anche, forse più ancora, non tanto tecnicamente come l'hanno fatto, ma con che atteggiamento verso la natura, perché volevano evocare la natura, come cambiano la storia, l'atteggiamento del compositore verso la natura, perché e con che scopo, con che motivo che lui evoca, motivo personale e anche motivo per chi ascolta. E questo è un po' quello che seguiremo un po' stasera. Due piccole cose da dire che sono evidenti, ma qualche volta forse vengono trascurate. Uno è che la musica, almeno la nostra musica, cioè con i nostri strumenti, la musica occidentale, ma anche insomma, quasi tutte le musiche in questo senso, non è per niente ben adatta a imitare o a creare suoni della natura. Cioè, credo che nessuno, anche l'ascoltatore più ingenuo, con meno esperienza, potrebbe confondere la più meravigliosa evocazione dell'acqua musicale con il suono dell'acqua. Anche un'evocazione molto efficace dei tuoni o di altre cose non assomigliano veramente ai tuoni. Quindi sono sempre, fino a un certo punto, delle evocazioni relative, delle evocazioni simboliche in qualche maniera. Quello che forse è più interessante è come comunque riusciamo quasi sempre a capire che cosa stanno evocando. Essendo sempre abbastanza lontano all'origine, che ciononostante capiamo questo, però qualche volta dimentichiamo che anche gli effetti più
comuni della musica sono sempre molto lontani dall'origine naturale. E l'altra cosa è che anche se la musica potesse, e anche nei casi quando può più o meno, e oggi con i mezzi tecnologici che abbiamo si può benissimo riprodurre esattamente i suoni della natura, che i suoni della natura esteticamente non conformano all'arte. C'è una differenza molto notevole tra l'opera d'arte e la natura. Se uno registrasse con la massima fedeltà una bellissima scena in foresta, con il canto di tanti uccelli, con un ruscello magnifico, con il suono della brezza che passa tra le foglie dell'albero, tutte quelle cose che sono incantevoli, e che per esempio abbiamo un po' nel secondo tempo della pastorale di Beethoven, come composizione sarebbe molto insoddisfacente, cioè la mancanza di forma, la mancanza di tante cose, e un po' qualcuno ha cercato di fare un po' quelle cose, almeno qualcosa in quella direzione, negli anni 50 e 60, un po' il neo-dadaismo di John Cage, per esempio, abbiamo un po' questo tipo di cosa, però sono volutamente degli effetti inartistici, perché non hanno né la forma, o le forme, una delle tante possibilità formali di una costruzione artistica, ma anche non hanno proprio questi collegamenti emotivi, analitici, simbolici, sociali, tutto il resto, che secondo me sono indispensabili, che definiscono anzi l'opera d'arte. E questa distinzione tra natura e arte è molto importante e viene molto in evidenza proprio facendo uno studio come facciamo stasera. Parliamo un attimo nella nostra musica, cioè nella musica occidentale, della natura della musica prima del Settecento, prima della seconda parte del Settecento, perché le cose cambiano moltissimo dopo. C'è già moltissima musica con collegamenti forti con effetti della natura, a parte quello che ho detto, canto di uccelli, tempeste, eccetera. C'è anche un altro elemento che è già abbastanza significativo, è quello della caccia. La musica di caccia, che in un certo senso non è proprio musica di natura, perché la caccia non è un avvenimento naturale, però è molto collegato dalla società con la natura, e fa parte, c'è una quantità enorme di opere medioevale, rinascimentale e barocche, di musiche che dovrebbero evocare la caccia. E che c'è questo, per esempio, anzi, uno dei motivi perché Beethoven, per forza, quando volle scrivere una sinfonia pastorale, evocare la natura, la campagna, sceglie probabilmente inconsciamente Fa maggiore, che anche a noi sembra inevitabile, è proprio perché Fa era la sonorità del corno di caccia. E quindi questa è una sonorità già collegata con la natura, con tutto coinvolto. La musica così di caccia, o anche, come avremo qua poco un esempio, canto di uccelli, eccetera, nel 500, 600, 700, che è molto comune, anche nel primo 700, ha normalmente due o tre scopi, un atteggiamento abbastanza certe cose in comune. Uno è che hanno il gusto di utilizzare la musica come una maniera di domesticare la natura, di rendere la natura umana e comune. Vedremo subito nel pezzo di Cooper che suonerò, che si chiama Rossignol, le Rossignol en amour, ha sempre questi titoli, si dice Rossignol, come si dice in italiano? Come? Usignolo, comincia con U, Usignolo, chissà perché. Usignolo in amore, innamorato. Non esattamente innamorato, ma lui ha sempre questi titoli fantastici, ma esattamente perché lui attribuisce già dal titolo abbiamo capito, che lui ha attribuito
alla luce e alle emozioni umane. È che l'interesse del testo non è tanto nel, cioè è doppio, è di fare questo effetto un po' della, non è tanto personificazione in questo senso, ma che l'uccello diventa umano in questo senso, non è tanto quello che il fatto che di prendere qualcosa dalla natura e che viene domesticato in un certo senso, ma diventa come un gioco quasi piccante, una civetteria, una maniera quasi civettuola di rendere la natura in termini molto familiari. Ecco, questo è l'uccello innamorato, o quello è furibondo, o quello senso di umore, quello è malato, quello, tutto quello, perché lo rendono come oggetti molto familiari. Questo forse perché riflette ancora un atteggiamento con la natura un po' da qualcosa da temere, da fuori, da temere, da domare, da dimesticare, e quindi sono dei mezzi di renderlo più digestibile quasi. Però c'è anche allo stesso tempo quello che riflette un pochettino la filosofia dominante dell'epoca, l'illuminismo, o cioè l'era della ragione, quando siamo già ormai nel 600, nel 700, e questo senso che non solo che abbiamo dominato la natura era una cosa da tenere, da farci paura, da spaventare, che non, da ora l'abbiamo capito o siamo in grado di capirlo, di misurarlo, di è tutto molto ragionevole in una maniera, e così si mette in musica effetti della natura in maniera tutto ragionevole, domesticata. Forse con un po' di civetterie anche descrittiva, quindi vede un po' una descrizione, ma un atteggiamento di un po' quasi di soddisfazione. Abbiamo questo, per esempio, questo famosissimo, proprio ispirato dalla natura se vogliamo, Le stagioni di Vivaldi, di cui ci sono tantissimi altri tipi, insomma, non solo la Vivaldi, ma questo tipo di composizione, c'è molto anche di, non è solo questo di mezzo, però fa parte anche in questo senso, sì, un po' piccante, un po' pittoresco, così dipingere effetti della natura in questa maniera, ma noi la natura la capiamo, l'abbiamo dominata, l'abbiamo domesticata, non c'è, è così quasi carino di poter giocare un po' con la natura. Questo riflettiamo anche nella società, nell'alta società. Se pensiamo un po' a Marie Antoinette, però lei copiava quello che facevano principesse già da secoli, che aveva fatto costruire le campane, che questa vie de bergère dei pastori, che faceva tutto artificiale, quella via, una vita naturale, ma tutto artificiale. È una maniera di far vedere che noi siamo passati, non c'è più, non abbiamo più bisogno di tutto questo. Quindi non solo così che la natura non è una forza in sé, una forza misteriosa, una forza spirituale o altro, ma è una cosa dominata, finita, una cosa con cui giocare, civettare. E questo sarebbe secondo me l'atteggiamento principale della natura nella musica prima dell'ultima parte del Settecento. Se vorrei fare una illustrazione introduttiva, perché in questo programma, per esempio, ci sono tre pezzi basati o ispirati da canto di uccello. Avrei potuto mettere di più, il problema è che devo scegliere un po'. Ora mi dispiace che non ci sia un attimo. Interruzione. Ci vogliono gli occhiali. E dove sono? No, quelli sono... Io purtroppo, sì, ormai sono arrivato all'età quando non li ho lasciati dove studiavo. E poi,
provati. Scusate. Dunque, facciamo numero uno. Qui abbiamo uno dei tantissimi testi di François Couperin, che era un clavicembalista, anche se suonava anche clavicordia, strumenti piuttosto francesi. Una quantità enorme di piccoli pezzi pittoreschi, molto civettuoli, molto sofisticati anche, su temi naturali, innanzitutto, e che ha con un senso di emozioni forse più finte che vere, anche se forse già sotto c'è un po' di emozione. Voi non l'avete in questa pagina che avete, per esempio, a parte il titolo Lucignol innamorato, l'indicazione del tempo, lentement e très tendrement, quattro mesure, molto generalmente, per esempio dopo dice les accents plaintifs, come si accenti flebili, lamentosi un po', sì. Plaintifs non è proprio lamentosi, ma insomma, difficile. Però quello che volevo poi vedere, il passaggio qui, le due ultime righe, le due prime righe, non prima del dubbio. Si riconosce il canto di cielo, sicuramente, anzi Beethoven fa una cosa molto simile per uno dei tre uccelli che cantano alla fine del secondo tempo della pastorale. E devo aggiungere che lui qui fa un merito particolare, diciamo, di un aspetto comunque comunissimo della sua musica, cioè il gusto dell'ornamentazione, che è un gusto francese molto marcato nell'epoca barocca. Che se, anche se comincio il testo, questo non l'avete, sì, ma se continuo. Ci sono tanti di questi filetti, eccetera, e probabilmente ci sarebbero comunque, perché fa parte dello stile, ma qui lui adopera o trasferisce un po' un effetto stilistico, e un effetto che dovrebbe suggerire il canto o il volatile, ma anche il canto stesso, canto, cioè, che è la voce trillante quasi del Lucignolo. Quindi lui crea, però una cosa che, sì, forse c'è un contenuto emotivo, come dice lui, con le accents plaintifs, i très tendrement e tutto il resto, però è certamente non gli interessa. Gli interessa evocare l'uccello, il canto di uccello, che noi l'abbiamo riconosciuto. Però non gli interessa assolutamente l'uccello in sé. Il canto dell'uccello non interessa in sé. Interessa come effetto civettuolo, musicale, per evocare, anche forse questo senso di io col mio clavicembalo posso evocare il canto di uccello. C'è un po' anche quello. Ma e quello vedremo anche in altri termini, con tantissimi altri, con tutti gli altri compositori, quello proprio della bravura, qui abbastanza modesta, ma la bravura del compositore a rendere questi effetti. Però l'atteggiamento è proprio quello di domesticare in termini civettuoli, diciamo. Dunque andiamo ora al numero due, quindi abbiamo uno dei pezzi del Waldszenen di Schumann, della Scene della foresta, il Vogel als Prophet, cioè l'uccello come profeta. Questo. Quindi il Couperin, siamo 1720, qui siamo 1848, cioè, Schumann già abbastanza tardi. Thank you.
soltanto immaginazione evocare il canto di uccello, non è ancora forse più nel caso di Couperin, siamo lontani da una registrazione di un vero canto di qualsiasi uccello, non è neanche un uccello particolare, non è nominato che tipo, semplicemente Fogolat, Fauvet. E ovviamente, però è molto, a parte che è anche incantevole, è anche misterioso e ha un certo fascino molto particolare, insomma, un'atmosfera di mistero, di incanto, di incantesimo proprio. E anche già il titolo ci dice qualcosa di molto significativo, l'uccello come profeta. Cioè l'uccello parla in questo suo canto strano, misterioso, incantevole, un linguaggio che forse non capiamo o che ci dice qualcosa come un profeta, che ci dice qualcosa che non sappiamo tradurre, che abbiamo perso il significato, eccetera. Quindi è tutt'altro atteggiamento, molto, come discuterò fra poco, molto, molto condizionato dalla filosofia di Rousseau e di Thoreau e altri, insomma, che un cambio radicale proprio nella visione della natura dagli artisti europei. E quindi Schumann, meno ancora di Couperin, secondo me, che vedremo quando discuto il testo intero, si interessa veramente alla natura, o agli effetti naturali, musicali, ma come simbolo di qualcosa, come immagine di qualcosa di perduto, qualcosa di infinitamente bello, ma ormai irraggiungibile, incomprensibile, un paradiso perduto, diciamolo così. Questo invece sì. Quindi andiamo ora al terzo. Eccolo. Qui siamo in un altro mondo. Ho finito la pagina. Si finisce veloce. La pagina è giusta? Sì. Qui siamo ovviamente in una composizione di Messiaen, 1960, Le Mer Bleu. Qui ci dice che canti di uccello ci sono. È un duetto di due corsivi di tecla. Non ho la più pallida idea di come si traduce in italiano. So cosa sono. C'è scritto lì in su, le corsivi di tecla. Sono forse rigogolo? No, non sono rigogolo. Sono invece la lodola. Sì, la lodola. È un duetto di allodola. Io non voglio entrare ancora, entrerò dopo, a che punto questo sia veramente fedele, ma ovviamente è molto più simile al canto degli uccelli che non i casi precedenti. Cioè, c'è un abisso come fedeltà. E non dico neanche che sia veramente lo scopo di Messiaen di riprodurre con la massima fedeltà questo canto, c'è un po' anche altre cose, ma è ovvio che un atteggiamento completamente diverso sia di Couperin che di Schumann, che è un'altra visione di come riprodurre i suoni della natura. Ok, racconto un attimo. Puoi spegnere? Grazie. Devo dire che avrei voluto, con questi tre, aggiungere un altro esempio clamoroso, che credo di aver suonato qui quattro anni fa, nel ciclo Liszt, San François d'Assise, la predicazione che sta predicando agli uccelli. Sì, perché anche lì ci sono i canti di uccelli molto chiari. Lì invece non è neanche lì molto fedele, è più fedele certamente di Couperin o di Schumann, ma si capisce un po' meglio che sono veramente dei canti di uccelli che lui sta evocando. Ma lì invece gli uccelli, se vi ricordate, vengono trasformati, perché nel verso del testo c'è la predica di San Francesco che trasforma misticamente gli uccelli stessi, che gli uccelli sono un po' una voce naturale,
una voce della natura, un po' senza, pura diciamo, sono quello che sono, che invece con l'intervento mistico della predica di San Francesco diventano qualcosa di diverso, qualcosa spiritualmente e misticamente trasformato. Quindi questo sarebbe ancora un atteggiamento verso i capi di Charlie che seguiamo. Dunque, arriviamo un pochettino alla situazione di Schubert. Abbiamo un po' discusso già Couperin e un po' tutta la musica prima della fine del Settecento. Nella fine del Settecento, questo fa parte di Rousseau in questo senso, fa parte anche un po' di quello che dicevo l'altro giorno di Kant e di Goethe, che appartiene al mondo dell'illuminismo, però preannuncia o mette condizioni che rendono indispensabili, necessari, quello che sarà il romanticismo e tutte le filosofie ottocentesche e le arti ottocentesche anche. Perché Rousseau, come sapete probabilmente meglio di me, lui pone questa situazione che l'umanità ha perso con la civiltà, con le città, con le esigenze sociali, eccetera, eccetera, ha perso i suoi legami più profondi, quella con la natura, e che c'è lo stato naturale dell'uomo è in un certo senso una specie di paradiso, è che è la natura che diventa in sé una forza che rappresenta, che incarna, emblematica per un bene ormai ineffabile, perduto, però che si può cominciare, si può cercare di afferrare in qualche maniera, ritrovare in qualche maniera. E questo atteggiamento verso l'innocenza perduta, verso un passato vago, passato forse mai esistito in verità, in termini concreti, però come una cosa che c'era e non c'è più, che abbiamo perso, che è uno dei fondamenti assoluti del romanticismo dell'Ottocento. Non solo in termini della natura, ma anche in termini generali, per questo senso di che c'è qualcosa che abbiamo perso, c'è qualcosa che non abbiamo, che vorremmo esprimere, che però abbiamo perso, che dobbiamo cercare di afferrare magari con mezzi indiretti, con mezzi laterali. E questo, se vi ricordate di quello che dicevo ieri, altri ieri, di Kant, un po' riflette anche Kant con sì che c'è il fenomeno, c'è il mondo fenomenale, il mondo empirico, il mondo della ragione, il mondo che possiamo vedere, misurare, capire, però c'è anche il mondo il nomena, un altro mondo che è lì, è altrettanto reale, però è che percepiamo, che sappiamo che c'è, ma non lo possiamo misurare, non lo possiamo capire con la ragione, non lo possiamo guardare con i sensi empirici, però che esiste comunque. E questo riflette un po' la situazione di Rousseau, però Rousseau concentra molto sulla natura, e questa influenza di Rousseau sui compositori, sugli artisti, ma sui compositori dell'Ottocento è enorme, che vediamo anche in tante trasformazioni. Per esempio, se ovviamente dovevamo arrivare a Wagner, come si arriva sempre a Wagner, una delle tante possibilità come interpretazione del Ring, del Ring del Nibelungen, è come una visione verde, una versione russiana, che il mondo che comincia in uno stato di perfezione, che sia il reno come simbolo, che il l'albero della sapienza, l'albero sì, che poi vota violenta l'albero per creare la legge, e Alberich viola violenta il reno creando l'anello, eccetera, eccetera, che sono un po' due azioni che si rispiegano, uno per la legge, uno per la violenza, però che tutti e due hanno separato l'umanità dall'origine della natura, insomma, e che sarebbe una delle tantissime interpretazioni del re, certamente più valida di tante altre, insomma, anche se non basta, questo è il problema del re. E poi di tante altre cose, a proposito, parlando di Canto di Uccello, forse suonerò fra poco, anche se non ho la fotocopia, i canti di uccelli del re, per esempio, che hanno anche un significato molto particolare, un significato un pochettino paragonabili con quello di Schumann,
perché il Lucia lo canta e Siegfried sta lì nella foresta e non lo capisce, e Bang, forse è meglio di tutti gli altri, che evoca i suoni della foresta, memoria della foresta, grazie, Waldleben, che è molto bello in tedesco anche, che significa Waldleben, significa i movimenti della foresta, e che trema quasi, e che si sente, capisce questo canto della foresta, e lui poi vengono fuori tutti questi canti di uccelli che lui non capisce, e poi con un intervento magico, perché ha col sangue da drago, lui poi capisce e gli dice delle cose profetiche, gli dice tante cose necessarie per lui, insomma è un intervento quasi divino, quindi c'è un po' qualcosa, e Schumann è un intervento più enigmatico, cioè più vicino a Rousseau, in un certo senso, che la natura ci dice qualcosa anche se non siamo più capaci di capire veramente cos'è. Invece il Bach è più concreto, però c'è sempre un po' questo senso. E difatti in tutti i ring c'è tutta una grande parte della musica che rappresenta la natura. In termini concreti, tipo il reno, o la foresta, o il campo di uccelli, ma anche in termini più simbolici, più come campi di associazioni. Ora arrivo a un punto molto che potrà sollecitare qualche polemica. Se da questo, da quello che sto per dire, non ci sono domande o critiche dopo, sarò molto deluso. Perché l'unico paese importante, artisticamente, musicalmente importante in Europa, l'effetto natura e musica, nel senso ottocentesco della parola, l'unico paese dove questo non abbia avuto alcuna importanza è l'Italia. Anzi, qualcuno ha detto, forse un po' esagerato, che il vero romanticismo non è mai esistito in Italia. Non solo musicalmente, ma anche nelle altre arti, proprio perché l'Italia non ha e non ha mai avuto un atteggiamento russoniano verso la natura. Di constatare la natura, di avere una visione della natura come una forza in sé, per sé, fuori, e che noi cerchiamo di riunirsi o di ritrovare o di capire o di interpretare questa, come la natura come una cosa, cosa che non avevamo per esempio dal Cupidone, che non esisteva questa concezione. Sì, forse lì c'è la natura come una cosa fuori e una cosa da dominare, che forse secondo me rimane l'atteggiamento italiano. La natura è un elemento lì che forse ci può spaventare, ma è una cosa che si può utilizzare, è una cosa da sfruttare quanto si può e quando non si può sfruttare da evitare quanto possibile. Io personalmente, questo dovrei, se io così non sollecito un commento, veramente non lo so. Io ho viaggiato, come potete immaginare, moltissimo, in treno e in tutta Europa, in particolare in Italia e in tutta Europa. E in tutta Europa, quando si passa in un bellissimo paesaggio, la gente guarda dalla finestra e dice anche che meraviglio. Insomma. In Italia nessuno ha mai guardato, tutti i miei viaggi, migliaia di ore passate in treno in Italia, non ho mai visto un italiano che guarda la finestra e dice che bel paesaggio. Magari che bel monumento, che bel albergo, che bella chiesa, che bella città, o che schifo, ma natura no. No. Me lo direte dopo, Ma io credo che sia una lacuna particolare della cultura italiana. Scusate, i commenti dopo, per dopo. Devo essere provocatorio per avere un po' di risposta, vedo. Però vorrei, tutto sommato, non è che nella musica ottocentesca italiana non ci sia il ruolo della natura. Basta per esempio prendere due tempeste. Prendiamo la tempesta dell'ultimo atto del Rigoletto o la tempesta all'inizio dell'Otello, che Verdi in tutti e due i casi rende di maniera molto efficace il senso della tempesta. Ma in tutti e due i casi sono effetti teatrali, fanno parte dello dramma. Cioè che in tutti e due i casi, in due maniere molto diverse, rendono più efficace ancora l'ambiente, è una parte della messa in scena, in un certo senso. Cioè, per Rigoletto, questo senso di fonda notte, di tardi, di mistero, di fare fucile, eccetera, tutto quello che allora c'è anche la tempesta.
E invece all'inizio di Otello anche una parte integrale del complotto, perché la flotta turca viene affondata proprio dalla tempesta. Quindi, però fa parte di questo senso che comincia con questo senso di violenza tremenda che poi viene placata dalla vittoria veneziana. Insomma. Però in tutti i casi è semplicemente una natura da sfruttare per effetti teatrali, cioè non ha nessuna realtà in sé, o non, nessuna poesia in sé, nessuna magia in sé, nessun incantesimo in sé, nessuna anche paura in sé, paura solo come per riflettere la situazione drammatica. Quindi è un uso della natura. E questo nella musica strumentale italiana dell'Ottocento non conosco esempi, però nell'opera ce ne sono anche tanti altri. Però, per esempio, se compariamo, è un paragone un po' inutile, ma se compariamo con un'altra tempesta, ci sarà una tempesta anche in questo programma, questo è un altro tipo di tempesta, ma se compariamo con la tempesta musicale più famosa, che sarebbe, secondo me, il quarto tempo della pastorale di Beethoven, lì, ecco, sì, non è certamente del tutto una visione ottocentesca, lì siamo un po' a metà strada, però certamente è un uso, un'evocazione di forze alla volta terrorizzanti, però al tempo stesso quasi esilaranti, poi che dà Beethoven l'occasione di fare questo senso di miracolo dell'Acabeleno che finisce, cioè la transizione verso l'inno di gioia dell'ultimo tempo, sì, tutto, beh, certamente è un rapporto molto emotivo e spirituale, se posso aggiungere quella parola, con la natura, che in Verdi assolutamente non c'è traccia. Quindi questo semplicemente come illustrazione. Se andiamo un po' oltre ora, verso la fine dell'Ottocento, l'atteggiamento verso la natura per i compositori e anche per i pittori, anche per la letteratura, cambia moltissimo. Per esempio, qualcuno ha detto che il romanticismo, il romanzo, proprio la nascita del romanzo, è anche collegato con questa visione di Rousseau della natura come forza misteriosa in sé. E questa persona prende come casi i romanzi gotici, eccetera, eccetera. Questo forse è un po' forte, perché c'è anche Jane Austen, ci sono altri correnti, però è anche... Però anche questo cambia, certamente verso la fine del anche se forse non c'è mai stato nella storia della musica un periodo così ricco di evocazioni del mondo della natura quanto la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Però ha perso questo senso di mistero innocente, questo senso di Rousseau, di questa forza misteriosa, inafferrabile ma ineffabile, invece diventa in sé una cosa molto più sensuale, molto più, non tanto come questo grande mistero, ma come una cosa da stimolare l'artista, l'immaginazione dell'artista e di fare grandi effetti all'ascoltatore. E questo innanzitutto l'abbiamo in quello che si chiama... No, l'impressionismo musicale, che abbiamo degli esempi, ma abbiamo anche Richard Strauss, altri componenti, tante altre cose, insomma, che non è impressionista assolutamente, però sempre, cioè, lì anche è vero che c'è un po' un senso di mistero, eccetera, ma innanzitutto lui utilizza, e in un certo senso, anche si potrebbe dire che rappresenta un ritorno, fino a un certo punto, solo, all'atteggiamento seicentesco, cioè, gli effetti naturali vengono sfruttati per creare grandi effetti musicali, con la differenza però che sono degli effetti emotivi e innanzitutto sensuali. La sensualità, le quattro stagioni di Vivaldi non è certamente gli effetti che possono evocare le quattro stagioni, non sono certamente proprio sensuali, non ci fanno piacere, ci fanno un piacere quasi ironico, quasi buffo, insomma, questo di riconoscere insetti o certi effetti del raccolto o della gioia della primavera, eccetera, eccetera, o del freddo dell'inverno, ma sono degli effetti pittoreschi, non proprio sensuali o emotivi come nella fine Ottocento, inizio Novecento. E poi nell'epoca più moderna cambia ancora.
devo dire che negli ultimi 80 anni c'è forse meno uso, cioè il collegamento tra natura e musica è forse meno frequente, però ci sono dei casi, ovviamente in Messiaen, ma ci sono anche tanti altri casi. Una cosa che si può dire è che l'atteggiamento è molto più scientifico, nel senso che si riproduce con più grande fedeltà, cioè si cerca una fedeltà maggiore, anche se, come dicevo all'inizio, non è mai veramente, per quanto questo passaggio di Messiaen che ho trovato poco fa assomiglia più al vero caso di uccelli, è vero che si può, io studiando Messiaen, ho fatto un programma tutto Messiaen l'anno passato perché era il 100 anni, si festeggiava il 100 anni di Messiaen, ho fatto quasi il catalogo di uccelli interi, che dura 3 ore. E io ho trovato sull'internet, si trova mai tutto sull'internet, tutti i canti veri, registrati, degli uccelli, dei 167 uccelli che appaiono nell'opera di Messiaen. E devo dire che in quasi tutti i casi sono abbastanza riconoscibili. Questo non dice che sono identici, non sono per niente identici, sono molto musicali, sono molto cambiati, qualche volta molto cambiati. Ci sono sempre degli elementi molto più fedeli, però è sicuramente vero che nel Novecento è più preciso, più scientifico, più prosaico anche, più letterale, più alla lettera, meno l'effetto è meno, ovviamente, non è né spirituale né rivela verità nascoste o inapperabile, né con questa grande sensualità dell'impressionismo, la natura come sensazioni proprio, ma è un po', parla la sua lingua è affascinante in sé per quello che è, e che forse c'è una soddisfazione analitica. Ovviamente in Messiaen, come sappiamo e come ne parleremo, lui ha sempre questo aspetto mistico religioso, cioè che quasi gli uccelli parlano una lingua divina, però non è una lingua divina nel senso che viene trasformata dallo Spirito Santo, come in Liszt, o che rivela misteri nella natura di qualcosa di un paradiso perduto come Rousseau, ma cioè in sé il canto degli uccelli è qualcosa di miracoloso, che rivela qualche cosa di miracoloso che è quello che è, cioè che lo capiamo per quello che è, non per misteri che non ha. Ok, andiamo ora, torniamo al resto del programma. E cominciamo con, ho finito già con Cooper, che è passo breve, con questo ciclo meraviglioso di Schumann, di Walzen. Ci sono 9 pezzi, e se leggo i nomi dei pezzi, o se traduco i nomi dei pezzi, danno già una certa indicazione. L'arrivo, il primo pezzo, poi c'è il cacciatore che sta all'allerta. Poi c'è Einsamer Blumen, non facile, fiori isolati, fiori solitari, fiori che soffrono della solitudine. Poi c'è un luogo con cattiva reputazione. Poi c'è un paesaggio amichevole. Poi c'è osteria, poi c'è l'uccello come profeta, poi c'è il canto della caccia, e poi per finire c'è l'abschied, c'è l'addio. Cosa capiamo di questi? Che praticamente nessuno di questi, forse un po' l'uccello come profeta, è veramente collegato specialmente con la natura. Sono tutti collegati con le emozioni che lui vive in una visita alla natura. È collegato con, per esempio, l'uomo della città che per riposarsi, per rinfrescarsi, per ritrovare energia, ispirazione, il resto, va a fare una visita abbastanza organizzata, perché si capisce c'è l'osteria, c'è il canto, che con tanti altri, della caccia, c'è il cacciatore, insomma, è che lui attribuisce a questa visita
tutti i valori della natura, quindi non distingue tra l'arrivo o la separazione, o quello è anche un valzer, una scena della foresta. E poi lui attribuisce anche grandi personificazioni della natura, cioè un paesaggio amichevole. Non dice, il pittore tedesco non è un paesaggio bello, gradevole, amichevole, proprio amichevole perché è dopo, subito dopo quello, il luogo con cattiva reputazione, insomma. Quindi vede che sono tutti emozioni, la natura, non è la natura che abbia le emozioni in sé, ma che ispira in lui queste grandi emozioni. E difatti, lo scopo di questo pezzo, lo scopo di Schumann nella natura, Schumann credo che molto meno di Liszt e certamente assai meno di Wagner, se parliamo dei romantici che scrivono molta musica collegata con la natura, si interessa veramente alla natura. Credo che ci sia anche qui, gli dà la possibilità di esprimere certe emozioni sue, una persona molto emotiva, anche in preda di molti paure, molte emozioni forti che alla fine lo annegano, perché lui finisce in pazzia. E che abbiamo già visto in un pezzo molto, molto più giovane, più giovanile di questo, ieri sera, in questo Nashville, che sono pezzi che molto, si capisce che chi ha scritto questi pezzi è uno spirito turbato, questo credo che sia abbastanza chiaro. Ok, dove siamo? Anzi, dunque, questo l'arrivo. E così via. Qui della natura non capiamo niente, cioè non c'è nessuna allusione, evocazione a forze naturali, c'è un senso di allegria intima, alternante con una cosa più, se vogliamo, un po' più buconica, più rustica. La risposta più è in mezzo forte, l'altro pianissimo, più così. Però è tutto sulle le sue emozioni che arriva alla natura. E in questo possiamo per esempio paragonare un attimo con un altro arrivo, c'è un altro pezzo ispirato alla natura, che cui il primo tempo si chiama I sentimenti di felicità nell'arrivo alla campagna, che è la pastorale di Beethoven che comincia. Il sentimento non è tanto diverso. No, in Beethoven abbiamo subito capito che siamo alla campagna. È straordinario, come già con... abbiamo capito che siamo alla campagna. E... potrebbe essere qualsiasi cosa, se non proprio qualsiasi cosa. Sì, un posto nuovo, giusto, un posto nuovo. Quindi è l'emozione che conta qui, sì. Ok, andiamo avanti. Sì. Non abbiamo il cacciatore, non potevo fare troppo. Allora, sapete che Schumann ha questa divisione, ne parlerò moltissimo la settimana prossima per Traiana, che lui si è preso dei nomi dal suo scrittore preferito Hoffmann, di due personaggi, due gatti in origine, Eusebius e Eusebius, che è l'intimo, tenero, dolce, timido, mai capace di fare niente perché è troppo timido, troppo sensibile, troppo suscettibile, e l'altro è che Florestan, impulsivo, violente, emotivo,
che non finisce mai niente neanche lui, perché è troppo impulsivo, troppo va in tutte le furie, e quindi tutti e due sono assolutamente bloccati, cioè, nella vita. Questo è un po', ho già anticipato qua Cristiana, ma sì, siamo in pieno Eusebius, più Eusebius di questo, intimo, timido, bello, è un piccolo duetto tra due fiori. Anche dopo ci sarà molto bello questo duetto, sono due fiori isolati, solitari, timidi, Schumann mette tutta una parte della sua personalità in questi fiori. Perché questi sono fiori? Perché ce lo dice lui, insomma. Di fiori cosa si può dire? Beh, il sentimento che lui identifica una parte di se stesso, e magari due piccoli fiori soli, che sono teneri, delicati e di qualche maniera fragili, tristi ma incredibilmente belli, che lui rende benissimo questo. Però è una cosa che viene da lui, non proprio dai fiori. Dunque andiamo al prossimo, e qui siamo nel Verrufene Stelle. Verrufen ho cercato di tradurre come con cattiva reputazione, ma e c'è qui un piccolo poema di uno dei scrittori che Schumann adorava, e che questo pezzo anche sarebbe entrato perfettamente nel programma di ieri, cioè del ghost story, delle cose spettrali. Vediamo se riesco a tradurre. I fiori, per quanto possono crescere in alto, qui sono sempre pallidi, come la morte. Solo nel centro c'è uno in rosso scuro, il sole non l'ha mai visto, nessun raggio non gli è mai arrivato, questo rosso, questo fiore l'ha bevuto dalla terra del sangue umano. Quindi morboso, un po', sì, ma un po' proprio nello spirito di questa letteratura dell'epoca. Sì. Ovviamente con una visione della foresta abbastanza strana, però che si vede che non è solo Schumann che l'ha avuto, perché questo ha trovato un poeta che abbia detto la stessa cosa. Questi brividi che sono brividi musicali, ovviamente di nuovo di foresta non lo so, però ha qualcosa di molto sconcertante, molto sì, cioè, lui riesce molto bene a creare illusione di qualcosa di malvagio, sì. Però insomma è sempre nella sua immaginazione. Andiamo avanti, 16, no, 10, e qui abbiamo invece il paesaggio amichevole. È tutto il contrasto, tutto molto quasi giulivo, molto felice. Non proprio Florestan non c'è più. Schumann, indicando, mantiene abbastanza lo Eusebius, quello intimo, ma il Florestan scompare. Dunque, poi l'osteria forse non ho fatto, no, parlo direttamente, poi abbiamo già sentito l'uccello, ma questo è ancora dell'uccello, dell'uccello come profeta, perché qui abbiamo invece il passaggio che dà un po' la profezia, quello che dice. Quindi io comincerò battuta 15, la seconda riga, siamo ancora dal canto dell'uccello. Thank you.
effettivamente è un verso molto geniale, anche se il legame con la natura è molto particolare, ma sì, questo sarebbe secondo me Rousseau puro, certo, che dice questa cosa di pace, di che sembra di grave significato, anche se non sappiamo il significato, non possiamo dire cos'è, ma c'è qualcosa che ci dà un senso di benessere, di pace, di completezza. E poi continua a cantare. Dunque, andiamo avanti. Ah, sì, siamo al canto della caccia. Schumann ha scritto un numero sterminato di pezzi, di canti della caccia, di canti di compagnia, anche innanzitutto per cori maschili, duetti, quartetti di voci, eccetera, eccetera. E che tutti che hanno questo spirito degli uomini insieme, sai, di maschi che, i tedeschi con del Stein di birra, tutti sono che lì, che siamo lì insieme, che cantiamo. E io credo che questo rifletta in Schumann un desiderio per una cosa che lui assolutamente non ha. Questo proprio compagnia maschia, questo andare fuori con i ragazzi, a divertirci, insomma, questa cosa che per la cultura tedesca di quell'epoca sarebbe andare alla caccia. Pare, cioè, noi facciamo la settimana tra di noi, facciamo le cose da uomini. Insomma. Questo povero Schumann magari se lo segnava, ma non assolutamente l'aveva. E l'unica sua espressione di questo senso di ce l'ha nella musica. E che Schumann adorava in modo particolare i corni di caccia in particolare. Lui ha scritto per esempio un pezzo meraviglioso che purtroppo non viene quasi mai eseguito perché è impossibile. Concertstück, pezzo da concerto per quattro corni e orchestra. Non so se qualcuno di voi l'avete mai sentito. Pezzo meraviglioso. Beh, anche quello che proprio anche riflette esattamente questa atmosfera. Dove sono? Sì, ma comincio a capopagine, insomma. Ah, tutto qualcosa di molto festoso, molto proprio, siamo piena festa. Però fesso uomini, insomma. E qua abbiamo l'ultimo tempo, Abschied, l'addio, uno dei pezzi forse più veramente belli di Schumann, che assomiglia a un suono. Esattamente come tanti Lieder di Schumann. Per esempio, nel primo ciclo di Lieder di Schumann, opera 25, l'ultimo, quando il cantante, quando il narratore si rende conto che la massa non l'amerà mai, non lo conoscerà mai, però anche che mentre il Schumann, la stessa cosa, ci dovrebbe, lui si suicida. E rimane dentro il fiume, e Schumann se ne va, la lascia il libro, cioè i canti, i poemi, i canti, nella speranza che un giorno lui avrà la dolcezza di sapere che questo suo libretto finirà nelle mani della benemasta, eccetera, questo sentimento di grande dolcezza, triste, che Schumann in questo pezzo rende perfettamente, cioè la tristezza, la bellezza dell'esperienza nella foresta, che lui ormai raggiunge la vita normale, e che questo senso di tristezza di andare, ma di severezza, di dolcezza delle belle cose che ha vissuto. Però vediamo che è tutto basato sulle sue emozioni verso che lui ha praticamente imposto sulla natura, sulle sue esperienze con la natura. Ora passiamo a Liszt. Di Liszt sono tre pezzi che ha di pellegrinaggio, due di cui sono ispirati dall'acqua, e l'altro che è ispirato da una tempesta, però che vengono di cicli diversi, anzi c'è 35 anni di mezzo, quindi
una bella differenza tra i due primi e l'ultimo. Il primo, siamo, sì, 16, è Obuovi Utsuo, a bordo di un uccello, di un sorgente. Basta, voglio vedere, sì, c'è un altro esempio. Ok, cosa abbiamo di acqua, di uccello? Abbiamo questo movimento continuo, c'è qualcosa che evoca. Ovviamente, no, ovviamente forse no, ma io credo che l'acqua, e poi il pezzo è molto bello, molto carino, molto, molto con omonie molto, molto piccanti, molto, molto gradevoli, insomma. Però, qual è il... lo scopo principale, forse è numero uno di questo pezzo, secondo me è la bravura pianistica, cioè quello di rendere l'effetto dell'uccello gaglio che scende velocemente la montagna e l'effetto di questi salti con la mano sinistra. Che è anche difficile. E quindi è forse più, sì, c'è l'acqua, e c'è il sentimento di allegrezza, di insomma, però meno, poi con meno impostazione emotiva che in Schumann, questo sicuramente, però c'è anche un elemento che in Schumann manca completamente, questo interesse dell'exploit pianistica di rendere gli effetti dell'acqua in termini pianistici, con i salti, con il movimento della mano anche destra. Quando lui vuole fare un effetto di acqua, per esempio qui, prossimo, facciamo la seconda riga. Qui abbiamo un passaggio un po' più acquoso, diciamo. Questa è un'altra cosa. C'è un altro anche. Che questo sarà interessante vedere come transizione verso i due pezzi seguenti, che togliendo un po' le situazioni melodiche e armoniche e solo gli effetti sonori, diventa più acqua. È interessante, meno melodia, meno contenuto armonico che c'è, più che viene fuori la sensazione di acqua in sé. Sì, si diventa più liquido, proprio meno melodia, meno contenuto armonico che c'è. Questo sarà interessante seguire un pochettino. Quindi, bene, è tutto. Ora vado al prossimo pezzo e poi torneremo all'acqua, semplicemente per la semplicità delle copie che devono seguire. Questo non è l'ordine del concerto. Nel concerto metto i due pezzi sull'acqua insieme, ma qui no. Qui siamo a Ohage, che significa tempesta, è una pagina giusta, 23, sì. Questo credo che sia certamente, se ci fosse un concorso per il pezzo più rumoroso della storia del pianoforte, questo sicuramente sarebbe in prima linea, insomma, sarebbe certamente un concorrente importante. È un pezzo di bravura. E che lui, Liszt Voss, voleva scrivere un pezzo di grande bravura, innanzitutto per la tecnica di ottave, e praticamente sfrutta la possibilità che ci sono anche tutto questo primo volume degli Anne de Pèlerinage, è dedicato alla Svizzera, e innanzitutto ai paesaggi svizzeri, anche con un'eccezione che troveremo nel prossimo programma. Mentre il secondo anno è dedicato all'Italia, non ha niente a che fare con il paesaggio, ha tutto a che fare con l'arte italiana. Anche quello mi riflette quello che dicevo prima. Quindi praticamente la possibilità che effettivamente nella montagna ci sono delle tempeste terrificanti
che poi questo sì, potrebbero essere fuori lampi, tutto il resto se vogliamo, però è anche, sono effetti pianistici o poi basta. Questo non è certamente il migliore effetto del non è visto pop to pop, però vale la pena anche essere suonato. Torniamo prossimo. Qui abbiamo almeno un po', no, abbiamo una come di evocazione abbastanza chiara di un testo di Tempesta e Montagna. Il problema è dove cominciare a suonare. Comincio capopagina. Se ci riesco. Ovviamente è il Veneto, soffia forte nella valle della montagna, è anche abbastanza ben immaginato, devo dire pianisticamente, fa molto effetto, è abbastanza difficile anche, devo aggiungere, ma insomma, questo credo che si capisce. Poi questo non prossimo, qui almeno l'Allegro. Questo sarebbe uno veramente dei passaggi, è quasi esilirante suonare perché c'è tanto rumore. Questo dovrebbe essere, non so, l'apice assoluto della tempesta. Così via, basta. Però avete capito, insomma. Questo spero di non spaventare per queste domaniche, però questo intanto dura solo 4 minuti, quindi saranno 4 minuti poi esiliranti perché c'è tanto da fare almeno pianisticamente. Se fosse così rumoroso senza interesse pianistico sarebbe un po' fatale. Bene, passiamo poi a un altro tipo di cosa del tutto. Ancora acqua, un pezzo che ho già suonato qui. I giochi d'acqua della Villa d'Este, questo è del terzo anno di pellegrinaggio. Come sapete, come avevo già detto, ma sono già 5 anni fa, quindi lo ripeto, lì dal 67 alla fine della sua vita, nell'86, passava l'inverno con un anno, solo un anno di eccezione, alla Villa d'Este, perché chi possedeva la Villa d'Este all'epoca era il cognato del ex marito della principessa Wittgenstein, sua amante del momento, quindi aveva un legame personale, e che lui sceglieva bene i posti dove stava, quindi stava 4-5 mesi ogni anno lì alla Villa d'Este, e che lui lì fu ispirato di scrivere un terzo volume, aggiungere dopo 25 anni di separazione, di aggiungere un terzo anno ai suoi anni di pellegrinaggio. E questo anno di nuovo all'Italia, però non all'Italia dell'arte, ma alle sue esperienze spirituali in Italia. Innanzitutto lì alla Villa d'Este, infatti 3 dei pezzi hanno Villa d'Este nel titolo, ci sono 2 pezzi con titolo Ai cipressi della Villa d'Este, e poi c'è questo qui, Le Jeux d'eau alla Villa d'Este, I giochi d'acqua della Villa d'Este. Dunque, dove cosa abbiamo? 171? Sì. Se comincio proprio, questo è il secondo, la seconda pagina del testo, quindi siamo all'inizio del testo. Anche pagina è stato benissimo, continuo. Terza riga.
parte ovviamente evoca in maniera molto più liquida l'acqua, tutto questo ancora più dei passaggi nell'Omo di Duo, che però anche come lì i passaggi pianistici colti del contesto melodico o armonico, che crea un'atmosfera molto sensuale e molto molto tra i impressionisti. Questo pezzo Debussy, quando vinse il premio di Roma, andò a passare 2 anni a Roma, con una bellissima Roma, e suonò per lui questo pezzo, che ebbe un'influenza enorme su Debussy, lo dice lui stesso, e poi veniva pubblicato in Francia, molto prima che fosse pubblicato in Italia o in Germania, e quindi anche Ravel, che arriveremo tra poco, lo conosceva benissimo. Quindi il pezzo che ha certamente stato un fondamento dell'impressionismo, non è impressionista come atteggiamento, però ha tutta questa acquosità dell'impressionismo, questo sicuro. E il senso proprio sensuale del movimento dell'acqua. Vediamo il prossimo. Sì. Però ha un altro aspetto anche, perché nel mezzo dell'acqua, la mano destra è sempre le fontane, i giochi d'acqua che insinuano. Melodia sotto, che è qualcosa, almeno per me, di quasi folkloristico, che è certamente un po' italiano. Questo sarebbe un po' l'aspetto anche italiano, se vogliamo. È come se risplendisse, come la visione, ci sono le fontane e c'è lontano un giardiniero italiano che canta. Un po' questo tutto un po' trasformato, diciamo, con l'immaginazione artistica, però abbiamo un po' questa. Poi andiamo avanti, qui abbiamo un passaggio di grande effetto acquoso. Comincerò 2 battute prima dell'inizio della pagina, però subito sarete lì. Abbiamo 2 cose da dire. Uno è che ci manca, purtroppo, in questa edizione sovietica, che loro tipicamente hanno tolto un'indicazione che lì sta scritto proprio all'inizio della terza riga, dove c'è questo carissimo dolcissimo, c'è una citazione in latino del Vangelo di San Giovanni, che ovviamente era impossibile per loro, e la citazione è quel passaggio che dice: ma l'acqua che vi darò porterà la vita eterna. Questo passaggio invece entra in un mondo che non è più assolutamente un mondo impressionista, che né Debussy né Ravel né altri francesi non ci avrebbero neanche toccato, perché non è il loro mondo, che ovviamente che la contemplazione dei giochi d'acqua e con il giardiniere eccetera eccetera, la bellissima villa d'Este, ha portato lì a una visione spirituale, e che l'acqua diventa per lui un po' che ricorda almeno, diciamo, il passaggio di San Giovanni, e quindi diventa un po' una trasformazione mistica. Questo è un aspetto un po' che riflette la situazione del testo che non sono, cioè la predica agli uccelli, che il canto degli uccelli diventa trasformato dall'incevento. Qui è già, insomma, lui rimane, è già estasiato, incantato dai giochi d'acqua. E però loro stessi, in un certo senso, creano per lui questo senso di rivelazione mistica. Ok. Andiamo ora a Ravel, anche un pezzo che si chiama anche Jadot, un pezzo ispirato assolutamente da Liszt.
scritto dal giovanissimo Ravel, che aveva 26-27 anni. No, poi Ravel non era precoce come compositore. Dove siamo? Pagina 6, non all'inizio. Sì, sì, ho scelto questo passaggio perché dà un po' tutti i sensi. Abbiamo effetti molto proprio di acqua, poi con un effetto diciamo molto francese, cioè un mondo molto francese. Ovviamente tu è molto, ci si vede, si sente, gli effetti dell'acqua che va su e giù, anche per qua, c'è una sensualità armonica, cioè una sensualità, proprio nelle sonorità, cioè non è un'omonie, non sono omonie come dire, funzionali, non vanno in nessun posto particolare, però sono pieno di suggestione sensuale, diciamo, che una sensualità proprio nell'evocazione dell'acqua, della natura, in tutti i casi, che mancava nel primo 800, che qui abbiamo molto più, che è tipico poi dell'impressionismo. Andiamo avanti. Ah sì, qui abbiamo un passaggio clamorosamente di acqua, dove comincia il capo pagina. Si vede che una fontana ha fatto sì. È molto, fa molto effetto, sarà il suo effetto ancora con un pianoforte buono. E poi ci sono tanti, per esempio un passaggio che non ho copiato, quindi non da guardare. Però per dare un esempio ancora, quanto è più efficace gli effetti della natura quando vengono tolti tutte le associazioni e armoniche. Suono questo passaggio che voi non avete. Quello veramente è acqua pura, quasi, è molto più, anche se non assomiglia assolutamente all'acqua, però è molto molto efficace come suggestione, come vocazione. E poi anche questo passaggio qui, anche in termini molto più più aromatici, diciamo. Quindi siamo all'ultimo. È lì? Sì, è lì. Comincio dal capo facile. Quello, per esempio, è scritto très espressif. L'acqua non può essere letteralmente molto espressiva. Invece questo è... E va verso la fine. Quindi sono effetti molto, sì, molto, molto, molto ben immaginati anche. Ok. Andiamo avanti, Dio, c'è ancora tanto da fare. Mi trattengo. No, è solo per il tempo. Due preludi di Debussy. Uno, questo è veramente in pagina meravigliosa, questa qui, Des Pas sur la Neige, che tutto sommato, se pensiamo a effetti della natura, da evocare con la musica, non è proprio la neve, un paesaggio di neve, perché anzi è tutto silenzioso. E lui qui molto ovviamente, questo, guarda che se già guardiamo la prima pagina, già indicazione del tempo, triste e no. Non è molto tipico di Debussy di dire, Debussy è uno molto preciso, cioè che evita termini proprio emotivi. Non era?
non è giusto, sì, Christ is love, riuscite a leggere, è piccolo, forse non riesce a leggere. La sua vita doit avoir la valeur sonore d'un fond de passage, triste, paesage, triste e glacé. Questo ritmo deve avere il valore sonore di un fondo di paesaggio triste e ghiacciato. E poi espressivo, douloureux, doloroso, espressivo, insomma, e poi dopo dice, per esempio, la fase successiva, espressivo e tenero, e poi dopo, come un tendre e triste regret. Un amarico tenero e triste. E quindi, pieno di associazioni triste, lui trova la grande tristezza in questo paesaggio di neve. Sempre le possibilità armoniche sono infinite, questo non cambia mai, ma ci sono tante possibilità che rendono più anche desolate o più pungenti nell'espressività. È tutto un gioco su quello. Non so se non ce lo dicessero che fosse una scena invernale con tanta neve, non sono convinto che forse avremmo potuto indovinare, ma insomma, passiamo al prossimo. Questo Stuttgart Wild West, Debussy dovrei aggiungere che non mette i titoli, come vede, alla fine mette, perché non siano troppo importanti. Questo è Debussy, sempre Debussy è molto razionale, cioè anche per quello che è molto atipico di lui di scrivere queste indicazioni con un rammarico triste, eccetera, eccetera, che quindi non le indicazioni ci sono, cioè li fa pubblicare, se veramente non li voleva non li avrebbe fatto pubblicare, però fa pubblicare tra parentesi alla fine del testo, sempre tra parentesi anche, come se fosse un commento, non il titolo, se indovina un po'. Dunque qui abbiamo, qui ci sono veramente dei effetti strepitosi del vento, ovviamente in Francia, non come in Italia. Il vento dall'ovest, il vento che porta tempeste, il vento atlantico. Anche qui il contenuto armonico è quasi zero, anzi questo è quello che si chiama, ho parlato due anni fa di questo isotonale, questa scala che non ha nessun contesto armonico perché è tutto uguale, quindi ha eliminato, ha appiattito completamente i valori armonici, però è più efficace come effetti sonori, perché noi senza l'appoggio della funzionalità armonica dobbiamo sentire solo le sonorità, non diamo un altro significato, non siamo sedotti verso un significato emotivo, diciamo, abbiamo le sonorità pure, in un certo senso. È perciò che funziona così bene creare un contesto fuori il mondo armonico normale. Andiamo avanti. Sì, assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Non so se avete tutti capito perché non c'è il microfono, ma che in un certo senso nel Novecento è più... C'è un altro aspetto, perché c'è anche il desiderio di effetti, anche questo.
che riflette il lamentante di contesto armonico, dà la possibilità per realizzare il desiderio, ma il desiderio più di sì è certamente per creare effetti sensuali, effetti tattili, effetti che noi sentiamo proprio con i sensi di questo vento che urla qui, per esempio, che urla di maniera dove sono fredda. Effetti ancora in sottonale. Tutte queste cose che sono effetti molto, e che se andiamo avanti, sì, anche qui è molto prevedibile. Tutto questo mugolando, come si vede che le onde sono in tua mente, tutto insomma, che è molto, molto suggestivo. Ok, finito Debussy, siamo a Messiaen, Le Mer Bleu, abbiamo l'accompagnamento dei cantanti fuori sulla piazza, io li avrò tutta la notte lì dal Collegio Puteano. Questo è lo svantaggio del bel tempo qui, che fa caldo, quindi devo aprire, e apro e ho... perché canto fino alle 3 o 4 di notte. Comunque, dove sono? Messiaen, pagina 1. Sì, nel Messiaen, un aspetto, il Messiaen, tutti i pezzi del catalogo dei cieli di Messiaen hanno una prefazione, qualche volta anche abbastanza lunga, che dà una descrizione molto precisa del luogo dove avviene. Questo l'ho anche letto due anni fa, quando ho suonato un altro pezzo di Messiaen, insomma, questo qui non l'ho tradotto in italiano, però siamo in un'altra parte della Francia. Fuori dove eravamo in Bretagna, qui siamo la costa accanto alla Spagna, il Mediterraneo, quindi siamo Mediterraneo, un mare più solare, più brillante, di colori più, sì, Mediterraneo, mare vostro. Poi lì ci sono anche scogli, molto bello la costa lì, difatti lui cerca di rendere, e come vedete, le prime parole che vedete sulla musica, lo direi le falaise. Cosa sono le falaise? Sono gli scogli. E che, Debussy, sì. Quello è una cucciata. Protagonista. Un elemento anche abbastanza divertente in Debussy, che quando si trattano di montagne, di ghiacciai, di scogli, come qua, della nebbia, in quello che ho suonato qui due anni fa, sono sempre seriali, molto organizzati, musica molto cerebrale, come se questi aspetti della natura fossero, parlassero in una lingua molto intellettuale, cerebrale, e con le curiosità. E qui questo effetto dei uccelli che cantano proprio nel loro paesaggio è molto brillante. Andiamo avanti. Ah, però uno direbbe che anche lui è completamente porto tutto il contesto armonico tradizionale, ma non è vero. Prendiamo questa pagina, comincio con come dicono in italiano, nel web, Gabbiano.
le finestre e sono chiuse le finestre. Scusi. Meglio essere caldo che sopportare questo. Chiudete tutto, tutto, tutto. Se chiudiamo meglio, ma io non, questo non, veramente non. Quindi nel bel mezzo di tutti questi effetti non tradizionali, non musicali, diciamo, tra virgolette, abbiamo queste armonie squisite, sensuali, tradizionali, anche se non vanno in nessun posto, cioè, non sono funzionali, non c'è progresso armonico tradizionale, però sono. E quello, come dice lui, dice du armonioso e contemplativo. Contemplativo, armonioso, dolce, questo è la mer bleu, il mare azzurro. Perché prima ci sono stati tanti passaggi del mare violente, delle onde, qui ovviamente è un posto dove è molto trasparente, blu, affascinante. E questi contrasti sono meravigliosi in Debussy, che ci sono questi in Messiaen. È l'unico, secondo me, dei grandi compositori del dopoguerra, del dopo 50, che non ha problemi, lo dice Boulez, che è suo allievo, che non ha nessuna vergogna, nessun problema di mettere passaggi di armonie così, veramente fado, romantico, pieno, insieme con seriali, effetti di tutti i tipi. Non ha pregiudizi, diciamo. Se andiamo avanti... No. Sì, un altro effetto, comincio terza riga dove c'è scritto Le Bleu Trévis. Non so se riuscite a leggere cosa c'è scritto in giù. Imite le gong gong, le tambour allongé de Bali. Imitare i grandi gong, i tamburi attesi di Bali. Messiaen, gamelan, gli strumenti del gamelan balinesi. Messiaen ha un grande fascino per le musiche balinesi. E che trova nel canto degli uccelli la possibilità di evocare quell'altra cosa. Ovviamente le mer bleu non ha niente a che fare con la musica balinese, però lui la sua immaginazione trova. Poi arriva anche un altro cantante, un altro alolà, un altro uccello. E poi non solo gli effetti di strumenti balinesi, andiamo all'ultimo, però anche qui, alla fine del testo, dice souvenir du mer bleu, il ricordo del canto del si dice il merlo, sì, il merlo, che diventa, dice, très pur comme un cœur de voix de femme au loin, molto puro come un coro di voce femminile da lontano. Di loro e li sacco. Lui è molto bravo a creare questi effetti di acqua. Ok, è un pezzo affascinante questo, troverete veramente un bellissimo pezzo. Poi finisco con i due ultimi tempi di Open Air, che ho anche suonato due anni fa, e credo che siano gli ultimi pezzi del ciclo che ho già suonato, credo che tutto il resto sia nuovo. Comincio con un capolavoro, faccio due esempi dopo l'altro, Simone. Musique nocturne, la musica della notte. Qui abbiamo un'evocazione della notte, che con tutti i suoni misteriosi, affascinanti, preoccupanti della notte, insetti, rane, chissà, pipistrelli, suoni strani, la persona insonna che forse sente, è tutto abbastanza preoccupante.
qui la rane. È così, insomma, sì, tutto un spettro straordinario di effetti, effetti poetici in un certo senso, anche se abbastanza realisti. Nel mezzo di questi effetti abbiamo un intervento, però sempre interrotto dal ricordo del fondo di questa sonorità, è un po' preoccupante. Comincio la seconda battuta. Questa melodia modale, che sarebbe una melodia ungherese, cioè, o almeno sarebbe un po' un'evocazione di musiche tipicamente bartofiane, di musiche folcloristiche ungheresi, nel mezzo come uno da lontano che suona su un flauto primitivo, che canta, nel mezzo del paesaggio della notte. Un po' come nella lista avevamo i giardinieri che cantavano una cosa italiana, insomma, è un po' parallelo. Ok, andiamo avanti. Fanno tanto rumore che si sentono nonostante sono di buon umore. Sì, è vero che credo che la presenza di insetti non sia del tutto nuovo. Abbiamo insetti già nell'estate delle stagioni di Vivaldi. Sì. Ma insetti che danzano, quelli non. E poi non abbiamo neanche, come diciamo in italiano, quello che si usa per uccidere il... Scacciamosca. Sì, questo, sì, purtroppo non c'è molto su questa pagina. Comincerò leggermente prima. Abbiamo la piccola moschetta che danza e quello che cerca di ucciderlo. Che, a proposito, danza con la stessa melodia che il contadino ungherese cantava prima, ma questo insomma sono giochi di compositore. Quindi ovviamente quello non l'ha beccato, perché si capisce. Quindi andiamo avanti. 9. E sì, l'ultimo tempo abbiamo la caccia, la caccia questa volta è, come dicevo, la caccia è uno dei temi preferiti della musica della natura, ma questo l'ho detto due anni fa anche. È una caccia unica. Per me è unica forse della storia della musica, perché normalmente la caccia sono pezzi come nessuno, abbiamo visto, di grande gioia, di grande macismo. Uomini insieme che andiamo alla caccia per divertirci all'uomo a bere molta birra. Insomma, invece Bartók ha una visione del tutto diversa della caccia, prende dal punto di vista della preda. E tutto questo tempo è la visione della caccia dal lupo o dalla volpe che viene... perseguitata, che sentiamo i cavalli, sentiamo forse i corni dei cacciatori, sentiamo innanzitutto le grida terribili, terrificanti per lui, dei cani, e che poi alla fine, il pezzo non ce l'ho qua, ma il pezzo finisce subito perché poverino. Che diventerà e alla fine sarà sempre più
siccome i cavalli sono sempre più vicini, andiamo all'ultimo. Sì, questo è il momento che si vede che non solo i cavalli ma anche i cani cominciano a essere molto vicini. Che tutto è già abbastanza in panico. E difatti alla fine finisce purtroppo come finiscono quasi sempre queste cacce. Insomma. Oh, no, cioè, prima che gli uomini tornino al bar per berci tanta birra, insomma, per festeggiare la morte della volpe. Avrete capito che non sono cacciatore. Però non sono neanche vegetariano, quindi. Bene. No, volevo controllare l'ora. C'è qualche domanda ci vorrebbe. Tutto sommato, qualcuno deve rispondere ai miei commenti alla mancanza di apprezzamento della natura italiana. Ecco, vieni. E allora vogliamo prendere il secondo atto del Macbeth e paragonarlo con Smetana, la scena delle streghe. Indubbiamente lì è una specie di balletto. Il secondo atto del Macbeth non ha mai funzionato. Il terzo atto è bellissimo, ma il Macbeth non è tra le maggiori opere di Verdi, esattamente perché sbaglia il discorso delle streghe. C'era una cosa tipo quella di Svetana, il Macbeth era un'opera di serie A. Altro esempio sbagliato degli italiani, Respighi. Difatti, una cascata, sono molto contento che in quel momento che sono molto contento che tu abbia detto che tu abbia accennato a Respighi. Perché Respighi, che se parliamo di musica dall'inizio del Novecento, nel senso di Ravel e di Debussy, ispirata dalla natura, le fontane di Roma, i pini di Roma, sono ovviamente ispirati dalla natura, esattamente come i giochi d'acqua, però abbiamo saltato l'Ottocento, è una sensibilità, cioè non c'è il misticismo naturale, non c'è questa idea che la natura rappresenti una verità nascosta o un paradiso perduto, no, sono evocazioni molto colorite, molto anche eccitanti se vogliamo, di effetti turistici quasi, insomma, cioè venite a godervi delle bellezze delle fontane e dei pini di Roma, ma non come meraviglie della natura, come parte di una bella visita turistica di Roma, insomma, e quindi questo non è, e difatti qualcuno ha detto, per continuare un po' su quello che dicevo di questa se lacuna è di dell'Italia, in parte forse perché l'impatto dell'umanesimo rinascimentale in Italia è stato talmente forte che è un altro, dice, c'è un'altra teoria che è interessante, dice che siccome la natura in Italia, a parte i terremoti, è talmente benevola, che il bel paese, insomma, i paesi del sole, anche se uno che vive a Cremona o a Milano non lo direbbe, ma insomma, il sole non si vede quasi mai, ma insomma, ufficialmente i paesi del sole, clima mite, cioè cresce tutto, insomma, che, allora non c'era il bisogno di creare né questa paura della natura come una forza da temere, né di farne oggetto di un misticismo particolare, perché era una cosa già domesticata in un certo senso. Secondo me non è del tutto sbagliato questo, non è, certamente perché c'è una grande differenza tra la visione della natura qui, e non per caso, per esempio, che l'Italia, questo è un altro argomento per un ciclo di concerti, se vogliamo, l'Italia vista da fuori l'Italia è molto, molto, molto diversa dall'Italia vissuta e vista da voi che abitate. Un esempio clamoroso è che sapete che dopo, proprio nel mezzo della composizione da Tristan, Wagner, il suo rapporto a Viterio con
la moglie del suo mecenate fu scoperto e doveva scappare, e scappò a Venezia, e dove lui scrisse buona parte del secondo atto e il terzo atto del Tristan. E lui scrisse in una lettera che era stato suo angelo custode che l'aveva spinto nella scelta di andare in Italia e a Venezia, perché solo sotto il cielo misterioso e sensuale di Venezia avrebbe potuto trovare l'ispirazione giusta per scrivere il Tristan. Allora andiamo a una lettera scritta da Verdi, pubblicata pochi anni fa a Ricordi, suo amico pubblicatore, ma innanzitutto amico, che Verdi alla fine della sua vita era diventato un wagneriano appassionato, fanatico quasi, in segreto però. E queste sono lettere pubblicate solo recentemente, insomma. E che dice, parlando del Tristan, dice che questa è l'opera più perfetta mai scritta, è certamente la musica più sensuale, più con un senso dell'incanto più forte della storia della musica, solo che queste cose non sono possibili sotto il nostro sole italiano. Quindi Wagner dice che solo in Italia avrebbe potuto trovare l'ispirazione giusta per scrivere il Tristan, e Verdi dice che sì, è meraviglioso, però è impossibile qui in Italia. Allora, questo contrasto è interessante, ma questo siamo un po' fuori, anche non siamo tanto fuori domande, perché proprio questo è l'atteggiamento anche verso la natura, in questo senso, cosa è il sole italiano? Per Verde è una cosa che impedisce che si possa trovare questo misticismo, è una cosa che ci mette piantati sulla terra, termini pratici, anche per quello che le streghe effettivamente non funzionano, perché questo misterioso, questa cosa dell'incubo un po' così, non è italiano, cioè le cose devono essere più concrete, e come diceva Verdi stesso così in questa lettera. Cioè. Sì, prendiamo il microfono, lo dirà tu, ma se... Sopra forse non ce ne sono, ma... Sono. No, dicevo che non abbiamo alle spalle il folklore nordico, né appunto i cieli grigi del nord. Vada un po' a Milano e me lo dica. Sì, va bene. Sì, ho capito. È chiaro che poi l'influsso che diceva lei del classicismo è stato molto forte in Italia, e in effetti sembra che il romanticismo italiano vero poi sia quello dell'opera lirica. E che è un romanticismo molto relativo. Ecco, sì, molto, perché o abbiamo il romanticismo verdiano, Donizetti, eccetera, che è un romanticismo senza misticismo, senza gran parte, senza sensualità. Perché Verdi ha tutta la vita umana, ma pochissima sensualità. Sì, c'è il duetto in Ballo in Nascere, ci sono tenerezza, rammarico, tristezza, tragedie, tutto, ma proprio sensualità poco, poco, questo sensualità erotica, voglio dire. Quindi gli elementi principali del romanticismo mancano, e poi abbiamo il verismo, che sì, è il romantico nel senso che è esplicitamente post-wagneriano, ma... c'è Boito, per esempio. Boito imita molto i tedeschi, tanto per cominciare, è vero che in un certo senso, anche se non mi piace come opera, l'Mefistofele di Boito è più vicino al romanticismo normale che non all'opera di Verdi, questo sono d'accordo. Ma il nostro romanticismo è imperniato sul conflitto tra l'individuo e un altro individuo, la società, è più che altro... Ma sono Shakespeare, se vogliamo. Siamo più forti in altri campi, però un recupero della natura c'è verso la fine proprio dell'Ottocento, inizio del Novecento, mi sembra, e più che altro in poesia. Pensiamo a Pascoli, sì, e a e anche a Foscolo prima. Sì. No, io sto parlando della fine del secolo, della fine del secolo e l'inizio del secolo nuovo. Un recupero della natura anche nei suoi valori simbolici, insomma, in questo possiamo dire un attardato romanticismo. Sì, sì, sì. Di Hoffman ne parleremo ancora tanto, di Hoffman. Proprio in una discussione di quelle che fanno che è male quando si doppia, perché
nota qui, proprio questa duplicità dell'Italia, vista da dentro e vista da fuori, ai tedeschi è molto chiara, in tutta la letteratura tedesca questo. Sì, quello che diceva Goethe, e ora sì, passiamo. Goethe stesso ha definito il Drang nach Italien, cioè l'attrazione dell'Italia. Sì? Maestro, sì? Io sono per molti aspetti d'accordo con lei, però mi sembra che lei abbia un pochino trascurato, cioè sono d'accordo effettivamente in tutto il romanticismo italiano e non solo in quello musicale, la natura è stata in parte censurata, però pensiamo a Manzoni, pensiamo a Leopardi, tuttavia sono loro due che censurano più che altro quelli che nel mondo germanico erano le aspirazioni, le voci dell'inconscio. La natura per noi non rappresenta l'inconscio, casomai riflette la situazione del personaggio. In questo, e per questo forse lei ha perfettamente ragione a dire che la natura è un po' censurata, però mi sembra che lei abbia trascurato anche alcuni episodi molto importanti, per esempio l'ultimo Rossini del Guglielmo Tell, la natura lì c'è. Poi mi consenta, maestro, una cosa che questa proprio non gliela permetto. Lei mi dice che l'ultimo atto del Rigoletto, quando la natura si scatena perché Gilda viene ammazzata, quello è un fatto scenico, avrà anche ragione. Però mi scusi che poi mi venga a dire che è un elemento di natura, l'uccellino del Sigfrido che gli dice il futuro, quello non è un elemento scenico? A me sembra che invece pensi anche al Teatro della Ia, dove tra l'altro la sensibilità di Verdi è anche natura, ma meno travolgentemente al limite che nell'ultimo atto del Rigoletto. Ci sono forti episodi, ci sono tentativi di portare per esempio quello davvero che in letteratura veniva rifiutato, ma invece un Donizetti che cerca di portare il romanticismo nero, la scena della torre nella Lucia, il romanticismo nero che non è proprio della natura, mentre in Donizetti è anche la natura, il romanticismo nero della Semiramide di Rossini. Queste sono tutte cose. Sì, ovviamente... Mi scusi, eh? No, non c'è assolutamente da scusarsi. Prima, come dicevo, ho esagerato per provocare una risposta, questo è anche vero. Propongo, sì, no, ho fatto benissimo, è stata una bella risposta, una risposta anche sdegnata, mi piace delle reazioni sdegnate. No. Per esempio, no, per rispondere un attimo, non metto in dubbio, per esempio, la potenza della natura anche per quanto della Id. Però se prendiamo un attimo la differenza, c'è una differenza tra l'uso della natura, e non parlo di qualità in questo momento, non voglio entrare come fare i paragoni di qualità artistica, però c'è una differenza nell'uso della natura nel Siegfried che nella natura nel Rigoletto o nella Ida o nell'Otello, nel senso che è vero che la natura risponde alla violenza della natura. Nell'ultimo atto del Rigoletto risponde alla violenza delle azioni umane e dà un fondo, un senso a quello che sta succedendo, come un riflesso molto potente, molto efficace anche teatralmente a quello che succede, ma non esiste fuori, non esiste come una cosa in sé, come avrebbe detto Kant, cioè non, la natura come cosa in sé nell'arte italiana non credo che esista molto. Particolarmente simpatico, cioè anche a me, comunque, lei ha ragione, perché a parer mio, in fin dei conti, noi siamo rimasti in Italia un po' troppo classici, no? Quando è che l'inconscio, il torbido viene fuori? Io penso proprio all'attacco dell'Otello, no? Che è scena di tempesta. In realtà, però, la scena di tempesta dà già allo spettatore la consapevolezza profonda e intima che quell'urlo iniziale è la gelosia di Otello. E quindi la natura è il sentimento. Sebbene non sia un elemento naturalistico, pensiamo all'accordo iniziale di Turandot. Quella non è un sentimento, quella è l'angoscia dell'inconscio. L'inconscio da noi affiora in pascoli, in Puccini più tardi.
Ok. Bene. No, abbia pazienza. Sì? Io sono rimasta meravigliata perché in Inghilterra hanno fatto un monumento per ricordare le vittime della guerra, che non sono persone ma che sono animali. Da noi sarebbe impensabile. E credo che questo dipenda anche purtroppo dalla Chiesa, perché dopo San Francesco questa attenzione per gli animali non c'è. Questa fusione con la natura è molto più speciale, secondo me. Aggiungerei, a proposito di San Francesco, che il successo enorme di San Francesco. Se San Francesco, io ora magari non solo mi faccio criticare con sdegno, ma mi faccio, non voglio dire crocifire, perché è troppo forte, ma crocifissare, ma almeno magari impiccato sulla piazza. Ma credo che l'unico motivo perché San Francesco non fu bruciato come eretico, come milioni di altri che predicava la povertà, eccetera, eccetera, proprio in quell'epoca, è perché ebbe tanto successo che la Chiesa, molto, con grande genio, un genio che la Chiesa ha sempre avuto, ha saputo impadronirselo. E che anziché bruciarlo, si sono impadroniti. Sono capaci di fare tutte e due, perché hanno bruciato Giovanna d'Arco e poi l'hanno fatto santa dopo. Quindi le due cose non sono neanche contraddittorie in sé. Però è vero che è un atteggiamento molto inglese di creare un monumento agli animali. Questo. Gli inglesi però non sono buoni musicisti come gli italiani, ma questo è stato il discorso. Né buoni pittori, anche se pittori tutto sommato ce ne sono, però sempre dalla natura. Cioè, Turner, per esempio. Sì? Io vorrei tornare un pochino più a terra. Quando lei ha detto che Respighi suonava più per chiamare i turisti, ma quando fa la filastrocca di Madame Adore dentro la sua la musica non è per i turisti, e sono proprio i ragazzini che stanno giocando e lui vuol far sentire queste cose. E poi ha detto che noi italiani non guardiamo il paesaggio, ma intanto Liszt, quando è venuto in Italia, lui stesso si dedicava alle opere d'arte, più a ammirare le opere d'arte che la natura, ha detto che altrove. E poi c'è una persona che a noi c'è molto cara, perché ormai lo conosciamo da 5 anni, che ci dice che quando è in treno guarda che gli altri non guardano il paesaggio, quindi lui non sta guardando il paesaggio, sta guardando gli altri. Ah, bello. Che bella risposta. Su questo taccio, non c'è. Su Liszt però dico che in questo Liszt non è un tipico romantico, e neanche Schumann, in un certo senso. Cioè, non come Byron o i poeti. Cioè, io credo che Liszt, per quanto riguardi, fosse un uomo abbastanza stranamente, perché l'arciromantico com'era, c'è grande classicismo negli atteggiamenti di Liszt, anche forse il cattolicesimo che così forse è Liszt, perché è vero che Liszt ha scritto le opere così di paesaggio di Liszt, come quelle che sono oggi, sono o di scarso interesse, tranne lo paesaggistico tipo Orage, o di interesse soprattutto pianistico, che non credo che Liszt subisse molto il fascino, il mistero, il senso della natura, questo senso di Rousseau come natura, come la voce divina, il paradiso perduto un pochettino. Non credo, sono d'accordo con lei, quindi, e credo che lì proprio questo non apprezzava molto. Cioè, io conosco, di lì ci sono milioni di lettere, e non credo che molte volte le lettere lui fa tanti commenti sulle città, sulla gente, su l'eleganza, non eleganza, sulla bellezza, non bellezza, eccetera, eccetera, ma su un paesaggio poco. Wagner invece tantissimo. E questo, Wagner è un vero tedesco, questo sì. Sì? Cioè? Aspetti, si porta il microfono. Cioè, sicuramente Liszt con l'acqua crea una grandissima forma di libertà nella storia della musica, cioè proprio
con questa scusa dell'acqua apre un capitolo di libertà che consente a tutti di andare avanti rispetto alla forma sì, e poi aggiungo anche che parlando di Respighi, la visione naturale di Respighi deve innanzitutto a Liszt, ai giochi d'acqua di Liszt, comincia, forse Respighi è più vicino in questo senso a Liszt che non Ravel e Debussy stessi, insomma non saprei proprio dire, ma certamente. Comunque c'è proprio una idea di rottura che sicuramente, infatti avrebbe dovuto essere apprezzatissimo da un punto di vista religioso, perché in fondo lui, secondo me, comincia tutti, in fondo la forma sonata è una visione di uno che sta nella storia, cioè è una visione più illuminista, con l'uomo al centro. Lì è cercare un'altra forma di universalismo in un discorso più spirituale, quindi che prescinde dalla storia dell'uomo, no? E quindi l'elemento naturale non come paesaggio, ma addirittura in questo senso più profondo. Sì, e lui apre tutto un capitolo, insomma, nuovissimo. Sì. Però mi ha stupito sentire che Giochi d'acqua a Villa d'Este prima è pubblicata in Francia e solo anni dopo in Italia. Perché in fondo anche un discorso spirituale che però è individuale, diretto dell'uomo, la Chiesa non tanto ha interesse. In fondo la Chiesa ha interesse che si rimanga nella storia di lei come istituzione. Quindi anche questo aspetto poi della natura, non più romantico, insomma, ma addirittura nuovo, in Italia un pochettino piace e non piace, secondo me. Ok. Moltissimo, anche la Macaroni di Chopin dice qualcosa, ma queste sono visioni romantiche dell'Italia da non italiani, da non italiani. Ok, abbiamo finito, a domani sera. Prego.